A venire qui. Eccolo. E la batteria è scarica. Ma perché? Good morning, beautiful people. Bentornati in un nuovo episodio di Coffee Talk. Se questo video vi sembra un po' fuori tempo, nel senso che io solitamente i Coffee Talk li pubblico all'inizio del mese e questo mese ne avevo già pubblicato uno, avete ragione, ottimo spirito di osservazione. Allora, innanzitutto, se siete nuovi su questo canale, piacere, io sono Arianna, sono una Holistic Business Strategist, mi occupo di comunicazione, marketing e aiuto piccoli business, freelance, imprenditori a creare delle strategie di comunicazione che li aiutino a raggiungere meglio i loro obiettivi. E questo è il mio spazio digitale e questo è un video coffee talk. I video coffee talk sono dei video, delle chiacchiere un po' informali, diciamo così, davanti a una tazza di caffè quando mi ricordo, caffè d'orzo in questo caso, e proprio per parlare di comunicazione, marketing, imprenditoria digitale, vita da freelance e tutte queste cose qui. Oggi ho deciso di dedicare questo capitolo di Coffee Talk all'influencer marketing, perché è qualcosa che molto controversial, nel senso che ci sono opinioni molto contrastanti ed è anche una cosa che molto spesso piccoli business e freelance tendono a non considerare all'interno della loro strategia di marketing. Perché questo succede? Perché spesso l'influencer marketing è visto come qualcosa di negativo. È vero che ci sono delle categorie di influencer, che delle categorie di brand che comunque sfruttano questa tecnica in modo non etico, ma questo non vuol dire che l'errore o che la tecnica in sé per sé sia sbagliata. Prendete un esempio di quello che si dice molto spesso sui social. I social hanno rovinato le nuove generazioni. No, i social sono uno strumento, dipende come uno li utilizza, possono fare del bene, possono fare del male. Quindi non date mai la colpa al mezzo, ma date la colpa a chi lo utilizza. Quindi l'influencer marketing non è il male. L'altro motivo per cui viene sempre un po' bistrattato è perché, specialmente piccoli business e freelance, sentono come di lavorare gratis se utilizzassero l'influencer marketing perché magari dovrebbero regalare dei prodotti oppure fare appunto regalare dei servizi e quindi sentono di lavorare gratis. La domanda che magari ci possiamo fare in questo caso è importante fare influencer marketing? Allora, importante direi di no, nel senso che l'influencer marketing è una scelta strategica. Quindi all'interno di una strategia di comunicazione e di marketing che noi facciamo per promuovere e sostenere il nostro business, possiamo decidere se inserire o meno l'influencer marketing. Quindi possiamo decidere se inserire o meno una presenza su Instagram, su Facebook, su Twitter, su LinkedIn, la newsletter, i volantini da consegnare di persona, qualsiasi elemento, così come l'influencer marketing, è una componente di una strategia più grande. Quindi, se all'interno della nostra strategia di marketing ha senso inserire l'influencer marketing, allora sì, è importante. Altrimenti, no, si può fare benissimo senza. Quali sono i benefici dell'influencer marketing? Allora, i benefici dell'influencer marketing sono sicuramente quello di potersi esporre ad un pubblico nuovo. Perché cosa fa l'influencer? L'influencer fa vedere il nostro prodotto o parla del nostro servizio al suo pubblico di riferimento, che magari non è un pubblico che è a conoscenza del nostro brand, ma che potrebbe essere interessato. È una sorta di pubblicità, mentre la pubblicità che possiamo magari acquistare sulla televisione, proprio banalmente, sulla radio, noi la facciamo appunto per esporre il nostro prodotto ad un pubblico, la stessa cosa facciamo con l'influencer. La differenza maggiore sta che il pubblico dell'influencer solitamente è un po' più, come posso dire in italiano, un po' più selezionato, nel senso è più facile capire che tipologia di persone segue l'influencer piuttosto che capire che tipologia di persone guarda in quel momento la TV o
Uno, perché abbiamo i dati a disposizione per farlo, quindi grazie appunto alle statistiche dei social media. Due, perché a seconda degli argomenti che l'influencer tratta, solitamente è più facile capire se al suo pubblico può interessare o meno un particolare tipo di prodotto. L'altro beneficio è che il nostro prodotto o servizio viene raccontato da una persona che non siamo noi. Quando la comunicazione di un prodotto o di un servizio viene gestita unicamente dall'azienda, è un po' come farsi la sviolinata da soli, ok? Noi siamo tanto belli, siamo tanto bravi, siamo i migliori, il nostro prodotto è fantastico. Sì, ma l'hai creato tu per forza, non penso tu vada a dire no, il mio prodotto non è proprio eccellente, però io gli voglio troppo bene. Non penso. Quindi il fatto che sia qualcun altro a parlare del vostro prodotto convalida le cose che anche voi dite riguardo ad esso, o comunque gli dà maggiore forza, perché ovviamente questo vale sia che sia un influencer a farlo, sia che sia un vostro cliente, ok? Se un vostro cliente soddisfatto va dal suo migliore amico e gli dice guarda, ho comprato questo prodotto, è meraviglioso, te lo consiglio, oppure ho provato questo servizio, mi ha cambiato la vita, provalo anche tu. È la stessa cosa, quindi quando noi ascoltiamo un feedback, una raccomandazione da qualcuno di cui ci fidiamo, per noi vale di più, specialmente se non è l'azienda stessa che ce lo dice. Quello che succede è che appunto collaborando con gli influencer abbiamo la possibilità di esporci ad un pubblico nuovo e di avere qualcuno di diverso da noi che parla del nostro prodotto e servizio. Per non contare anche la questione dei contenuti. Infatti ci sono vari modi per collaborare con gli influencer. Non tutti equivalgono a un'esposizione diretta. Vi sembrerà strano, ma in realtà è più comune di quanto pensiate. Comunque, la creazione di contenuti che l'influencer fa per raccontare il vostro prodotto, voi alla fine la potete utilizzare anche per la vostra stessa strategia di comunicazione, quindi per altri contenuti sui vostri social, sul vostro sito, eccetera, eccetera. Quindi la possibilità anche di avere dei contenuti magari più professionali, perché la persona con la quale collaboriamo è esperta nella creazione dei contenuti, per supportare la nostra stessa comunicazione. Domanda del secolo: come si lavora con gli influencer e quanto costano? Allora, per quanto costano è difficile rispondere, nel senso che l'influencer è lui stesso un freelance, un libero professionista, quindi a seconda della tipologia di contenuti che tratta, della tipologia di contenuti anche che crea, avrà una parcella diversa, quindi non c'è un albo degli influencer che regolamenta i prezzi, ognuno può fare il prezzo che ritiene migliore per la tipologia di servizio che offre e la tipologia anche di risultati che offre. Quindi possiamo avere a volte anche dei piccoli influencer, quindi 10.000-12.000 follower, che guadagnano tanto quanto quelli che ne hanno 100.000. Potrebbe essere, se la qualità dei contenuti è diciamo superiore di quello del piccolo creator, potrebbe succedere. Se siete interessati a questo argomento, vi consiglio un profilo Instagram che è nato da poco, si chiama Influencer Pay Gap, dove gli influencer in modo anonimo possono raccontare più o meno qual è stata la più alta parcella che hanno incassato, più alto guadagno che hanno incassato nell'ultimo anno, e anche indicano il loro numero di follower e la percentuale di engagement. Quindi secondo me è molto interessante e da andare un po' a sbirciare. Come si lavora con gli influencer invece è una questione molto particolare, perché qui ancora molte agenzie sbagliano e quindi è naturale che è più naturale, più facile che se i professionisti sbagliano anche le persone che cercano di approcciare in modo diretto questa figura. Allora, la prima cosa che io vi consiglio di fare è quella di
prendervi il tempo di analizzare le persone. Nel senso, l'influencer, voi non dovete sceglierlo solamente in base ai suoi numeri o alla sua percentuale di engagement, ma dovreste sceglierlo in base ai valori e ai contenuti che propone. Quindi, l'obiettivo è quello di trovare delle persone in linea con i valori del vostro business. Quindi, se siete un brand sostenibile, beauty sostenibile, non vi interesserà andare a pescare qualsiasi beauty influencer della rete, perché magari il suo pubblico non è detto che sia interessato a un prodotto zero waste, ecosostenibile, che non sia sensibile a quella materia. Mentre un influencer che parla di sostenibilità, anche se magari non specializzato nel beauty, potrebbe fare più al caso vostro. Quindi l'obiettivo è proprio prendersi il tempo di scoprire le persone, scoprire i content creator che parlano di contenuti coerenti con il vostro business ed iniziare a seguirli. Perché altro errore numero due è che spesso il contatto viene da freddo, nel senso io scopro un influencer che è in linea con i miei valori, non l'ho mai seguito, non so che contenuti crea, non so di cosa ha parlato neanche nelle ultime 24 ore, lo contatto e gli dico: guarda, io sono un brand sostenibile, eccetera, mi piacerebbe collaborare con te. No. Allora, è importante creare una relazione prima di andare a chiedere una collaborazione ed è importante sia per voi che per l'influencer, perché comunque quando si fa una collaborazione sia gratuita che a pagamento si uniscono, diciamo, le vite dell'influencer e la vita del brand. Quindi è importante sapere bene con chi si va a collaborare. Quindi, quando trovate un influencer che secondo voi è in linea con i vostri valori, la prima cosa è seguirlo, la prima cosa è mettersi in ascolto, guardare i contenuti che propone, guardare gli argomenti che tratta, interagire con i loro contenuti, farsi inizialmente vedere, partecipi e interessati. Dopodiché, quando si ha una conoscenza più approfondita della persona, allora lì si può andare a proporre una collaborazione. Che tipo di collaborazioni si possono fare? Allora, le tre principali sono invio di materiale del proprio prodotto, ok? Quindi il regalo, il gifted, quello che viene indicato come gifted sulle Instagram stories o sui post. Quindi è un regalo che l'azienda fa all'influencer e l'influencer può decidere o meno di parlarne. Questo ovviamente è un vantaggio dal punto di vista dell'azienda, perché non deve andare a pagare l'influencer se non con il suo prodotto. Ovviamente bisogna prendere caso per caso, nel senso, se il mio prodotto vale 10 euro e lo invio a un influencer con 10.000 follower e un 5% di engagement, quindi un engagement abbastanza alto per la fascia di follower, capisco anch'io che o il mio prodotto è fantastico, rivoluzionario, o magari non è detto che l'influencer decida di mostrarlo, perché la differenza tra il valore del prodotto e il valore della sua copertura mediatica è diverso. Quindi se la copertura mediatica vale 100 e il mio prodotto vale 10, non è uno scambio equo. Quindi solitamente queste cose funzionano bene se voi siete riusciti a instaurare una relazione forte con la persona e quindi l'influencer conosce il vostro brand, sostiene la vostra causa ed è disposto ad aiutarvi in cambio dei prodotti, ok? Oppure può essere perché il vostro prodotto è fantastico e anche se costa poco, l'influencer dice no, questa cosa la devono sapere tutti, ok? Quindi dipende, è un po' rischioso perché abbiamo la possibilità di inviare un prodotto e non ricevere niente in cambio, questo sicuramente. La seconda tipologia è quella di instaurare una collaborazione a pagamento, quindi decidere di collaborare con l'influencer per la creazione di
tot contenuti che possono essere un post su Instagram, oppure 5 post su Instagram, oppure una collaborazione annuale, oppure un video su YouTube, un articolo sul blog. Ok, si può creare un pacchetto di vari contenuti. Si paga, si decide un prezzo, l'azienda paga l'influencer, solitamente se è un prodotto o un servizio gli offre anche il servizio, quindi ovviamente il costo del servizio può essere calcolato all'interno del prezzo, e in questo modo appunto c'è una collaborazione a pagamento. Su questa cosa molto importante, la tendenza delle aziende solitamente è: se io pago, io devo gestire la comunicazione. Allora, sì, nel senso che è tuo diritto dare delle direttive, quindi di dire magari per noi è importante puntare il focus su, non lo so, la provenienza dei materiali o sul fatto che sono costruiti in modo ecosostenibile, oppure per noi è importante concentrare la comunicazione sul fatto che questo è un lancio estivo, ok? Quindi si possono dare delle direttive, però è importante rendere partecipe l'influencer o content creator all'interno del brainstorming, della sessione di progettazione di quelli che sono i contenuti. Perché questo? Perché l'influencer o content creator è l'esperto in materia del suo pubblico e dei suoi contenuti. Se noi azienda forziamo la mano su un contenuto specifico che stona all'interno della comunicazione dell'influencer, che non è il solito modo per lui di comunicare, per lui o per lei di comunicare, rischiamo di morderci il sedere da soli, nel senso che il pubblico capirà che quella è una comunicazione forzata e sponsorizzata, dopo mi chiarisco un attimo, però capirà che quel contenuto stona, quel contenuto non è autentico. Le campagne pubblicitarie, sia se gratuite sia se sponsorizzate, vanno segnalate, quindi con l'hashtag appropriato, ad o gifted. Però il modo di comunicare va a prescindere da questo. Se io vi parlo di un prodotto che mi piace, anche se sono sponsorizzata, ma ve ne parlo come ve ne parlerei se non mi pagasse nessuno, voi lo percepite comunque come qualcosa di cui io sono veramente appassionata, sono veramente soddisfatta e ve lo consiglio. Se io mi imposto e inizio a parlare dei principi attivi, oppure inizio a parlare della tecnica di costruzione di questo prodotto, cosa che solitamente non farei, il pubblico immediatamente dice: questa cosa è strana, cioè qualcuno la sta comandando, la sta dirigendo, le sta tenendo sui fili come una marionetta. E questa cosa appunto agisce da ostacolo alla comunicazione. Quindi, se decidete di fare una campagna a pagamento con un content creator, un influencer, tenetelo partecipe, cioè chiedete anche a lui di fare un brainstorming di idee su come poter portare avanti questa comunicazione. Il terzo modo per lavorare con gli influencer è quelli di collaborare o assumere l'influencer per la creazione di contenuti, cosa che è una tipologia di collaborazione di cui non spesso si parla. Allora, questo può avvenire per esempio chiedendo all'influencer di essere il punto focale della propria campagna, quindi di usare l'influencer come modella per le foto o i video promozionali della nostra nuova linea di prodotti, eccetera, eccetera. Questo è molto interessante perché dà dei contenuti utilizzabili sia dall'azienda che dall'influencer stesso, ok? E crea una collaborazione solitamente come di ambassador, quindi ambasciatore. È un rapporto un po' più profondo e di lunga durata tra l'azienda e l'influencer, però è una strategia che funziona molto bene.
Quindi da non sottovalutare. L'altra cosa è chiedere al content creator di creare dei contenuti per l'azienda anche senza esporsi proprio come appunto promotore del prodotto. Questo io lo vedo fare tantissimo da food blogger, travel blogger. In generale, ovvero per esempio un hotel che dà un alloggio gratuito ad un travel blogger in cambio della creazione di contenuti, quindi di foto, video, eccetera, sulla location. Ma non devono essere per forza contenuti pubblicati dall'influencer stesso, possono essere anche contenuti che il content creator poi consegna la location che poi può utilizzare in modo autonomo sui propri canali, sul proprio sito o per campagne pubblicitarie, eccetera, eccetera. Quindi proprio con la finalità di creazione di contenuti, come se voi in questo caso proprio l'influencer o è un freelance specializzato nella creazione di contenuti, viene pagato per questo. Infine, l'ultima cosa che è molto importante per me è quella di capire che una collaborazione più strutturata funziona meglio sia per l'influencer sia per il brand. È meglio scegliere una serie specifica di influencer con i quali collaborare e instaurare delle collaborazioni più sul lungo termine, quindi non io mando i prodotti a quella persona una volta e poi non glieli mando più, ma cercare appunto di instaurare una relazione che duri un anno, 6 mesi, più tempo e per la creazione di più contenuti. Perché questa cosa? Perché ovviamente in questo modo l'influencer ha la capacità, ha la possibilità di conoscere più a fondo il brand e quindi poi dopo di comunicarlo meglio e per l'azienda appunto posizionarsi più e più volte nella mente del pubblico di tale influencer. Se io mando un prodotto a una persona che magari non conosce la mia azienda, lo apre e dice: "Ah, bellissimo, questa azienda X ha lanciato questo prodotto." Però se non mi conosce, non ha nient'altro da dire, cioè non può raccontare la mia storia, non può essere appassionata come se invece utilizzasse il mio prodotto da 10 anni. E la stessa cosa per l'azienda, verrebbe nominata una volta. E quindi ci sarebbe una parte del pubblico che sicuramente direbbe: "Fantastico, vado a vedere, vado a seguire il prodotto, vado a comprarlo." Ma ce ne sarebbe una maggior parte che direbbe: "Va bene, altro prodotto, eccetera." Se invece l'influencer ripete più volte e fa vedere più volte il nostro prodotto e lo racconta con passione e approfondisce perché ci conosce, riusciamo ad instaurare quella stessa relazione anche con il suo pubblico. Spero che questa cosa sia chiara, un po' complicata, e per questo motivo ho deciso di creare anche un articolo a riguardo che trovate linkato qui sotto in bio e sul mio blog, perché il lavoro con gli influencer è veramente pieno di sfaccettature. E se fatto male, puoi effettivamente farvi perdere dei soldi e farvi lavorare a gratis, perché non è detto che porti i risultati che vi aspettiate. Però invece, se fatto bene e fatto con senso all'interno di una strategia di comunicazione, può veramente portarvi dei grossissimi risultati. Quindi, se siete interessati maggiormente a questo discorso, trovate il link in bio, andate a leggervi l'articolo, lasciatemi tutte le vostre domande se ne avete, così magari approfondisco l'argomento. E per il resto, niente, io vi do appuntamento alla prossima settimana, mi sa, con un altro video. Ciao ciao!